Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What in a Tina Day, cosa mangio in un giorno. Oggi faremo insieme un gelato light fatto con avocado senza latte, quindi senza lattosio. Poi faremo insieme delle piadine super super leggere allo yogurt, vi faranno impazzire queste piadine. Faremo insieme anche delle barrette di riso soffiato e frutta secca e un piatto unico fatto con pasta integrale, pesto light e gamberetti. Allora iniziamo subito dalla colazione. Vi propongo queste barrette che vanno preparate comunque il giorno prima e lasciate poi in frigo, quindi la mattina per esempio se andate di fretta potete anche mangiarle per strada. E sono facilissime da preparare. Vi occorreranno questi ingredienti. Riso soffiato, un mix di frutta secca, io ho utilizzato mandorle e nocciole, e poi ci vado a mettere anche 2 cucchiai di questa crema alle nocciole. Se non avete la crema alle nocciole potete utilizzare 1 cucchiaino di cioccolato fondente fuso. Mescolate insieme gli ingredienti, dopodiché o create delle palline oppure vi aiutate con queste formine. Queste sono di Silicom Art, sono molto molto comode sia per creare delle barrette ma anche per creare riso soffiato all'interno e poi le ponete in frigo per un paio di ore. Dopodiché sciogliete il cioccolato fondente e immergete le barrette. Le lasciate in frigo a far raffreddare il cioccolato, dopodiché sono pronte. Si conservano in frigorifero e vi direi si conservano per un paio di settimane, ma ragazzi finiscono subito perché sono talmente buone. Sono ottime anche come merenda o come snack prima o dopo l'allenamento. Passiamo al pranzo, piatto unico di pasta, gamberetti e pesto light. Il mio classico pesto, ve l'ho già fatto vedere in passato, io utilizzo anacardi, li vado a frullare, poi vado a metterci all'interno il basilico, in questo caso, ma delle volte utilizzo anche la rucola, che mi piace tantissimo. Vado a frullare insieme a 1 cucchiaio di olio d'oliva e un po' di sale, quindi verrà molto denso come pesto, ma non vi preoccupate perché ci aiuteremo a scioglierlo utilizzando un po' di acqua di cottura della pasta. Vado a cuocere i gamberetti in una pentola con uno spicchio d'aglio, un po' di olio, un po' di acqua e quando sono pronti vado a metterci anche la pasta. Questa è pasta Barilla integrale, è l'unica che riesco un po' più a mangiare rispetto agli altri. Poi vado a metterci anche il pesto, sono 2 cucchiai di pesto all'incirca, e l'acqua di cottura della pasta, all'incirca 2 mestoli. Faccio amalgamare bene il tutto e il mio piatto è pronto. Passiamo allo snack che sono sicura vi farà impazzire. Si tratta di un gelato fatto in casa, non avrete bisogno della gelatiera, ma bensì solamente di un mixer. La prima cosa da fare è quella di mettere all'interno dei cubetti di ghiaccio o formine in silicone il latte di cocco. Io utilizzo questo latte di cocco che potete trovare in tutti i supermercati ed è un latte di cocco un po' più denso rispetto al brick che si vende in bottiglia. E oppure se lo trovate potete utilizzare quello in lattina che è ancora più denso e il gelato verrà ancora più cremoso. Quindi metto il latte di cocco in freezer dentro agli stampini e lo lascio possibilmente tutta la notte, quindi è uno snack anche questo che va preparato il giorno prima. Il giorno dopo, quando il latte sarà pronto, all'interno di un mixer vado a metterci 1 cucchiaio di zucchero di cocco, potete utilizzare lo zucchero di canna o altro dolcificante, anche liquido, i cubetti di latte di cocco e vado a tritare leggermente, non troppo altrimenti si scioglierà. A questo punto possiamo aggiungere l'avocado che deve essere bello maturo e cremoso. Mescoliamo bene il tutto per qualche secondo, giusto il tempo di creare una cremina, e il nostro gelato è pronto. Se per caso dovesse sciogliersi, vi consiglio di mettere il liquido all'interno di un contenitore, rimetterlo in freezer, dopodiché dargli un'ultima mescolata con le mani e si creerà questo gelato super super cremoso, buonissimo, davvero dovete provarlo. Se volete potete aggiungerci anche 1 cucchiaio di succo di limone, come ho fatto io, per dargli quel tocco in più. Passiamo adesso alla piadina allo yogurt, facilissima da fare, credetemi, una volta provata non le comprerete più al supermercato. Vi occorreranno semplicemente
due ingredienti fondamentali che sono la farina, io in questo caso ho utilizzato farina 1, ma potete utilizzare anche la farina integrale, e lo yogurt greco. È un cucchiaino ovviamente di lievito istantaneo. Quindi vado a mettere all'interno di una ciotola la farina, il lievito, vado a mescolarli insieme, dopodiché ci vado a mettere lo yogurt greco. Come sono le quantità? Lo yogurt deve essere uguale alla quantità di farina, quindi se avete uno yogurt da 150 grammi mettete 150 grammi di farina. Mescolate insieme il tutto, io non vi consiglio di aggiungere sale, tanto non ne avrete bisogno. Se non riuscite ad amalgamare bene un po' di farina, vi consiglio di aggiungere un cucchiaio raso di acqua, giusto per permettergli di assorbirla meglio. Una volta pronto il panetto, lo dividete in tre parti e potete iniziare a stendere le piadine. Io vi dico di dividerlo in 3-4 parti perché ho utilizzato 170 g di farina e 170 g di yogurt e me ne sono venute all'incirca 3, però ne potevano venire anche 4 perché una ne è venuta bella grande. Quindi un po' di semola rimacinata sotto e iniziate a stendere le piadine più sottili possibili, perché più sono sottili e più vengono leggere e areate, sono buonissime. Stendetele come se stesse stendendo della pasta fresca, vi aiuterà a rendere la pasta più elastica. Padella antiaderente, senza olio, senza burro, le mettete sopra e vedrete che a poco inizieranno a crearsi delle bolle e a gonfiarsi. Ci vorranno davvero pochi minuti, come quando cuocete le piadine comprate. A questo punto le vado a farcire con della fesa di tacchino, dei pomodorini tagliati a metà e della rucola fresca con un goccio di aceto balsamico. E la mia cena è pronta. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere se provate a fare queste ricette, io aspetto le vostre recensioni. Vi aspetto anche su Instagram, mi trovate con il nome Le Ricette di Jennifer. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!